ha fatto un altro omaggio anche oggi. Avevamo detto basta regali, invece si avvicina a Natale, dai, siamo in tema di regalia, solo che sono regali che pesano, dai. Purtroppo non, una sconfitta che mi amareggia, mi dà quel tipo di cioè c'è modo di perdere, no? Oggi non riesco a digerire quei due gol ultimi arrivati in quel modo lì, dove mi sembrava che con un po' più di attenzione si potessero evitare. Sono cose che non devono avvenire. Una squadra che abbia detto dobbiamo andare ai playoff, dobbiamo darsi da fare in certo modo, e così certo non è questa la strada giusta. Ricorreremo con qualche giocatore in più, però non è il caso che ogni volta succede qualcosa bisogna ricorrere a cercare qualcun altro. Ci sono i giocatori, dovrebbero essere in grado di fare, manca qualcuno perché l'infermeria abbiamo visto che ancora ne ha qualcuno dentro. Però dai, parleremo con loro stasera dicendo che non possiamo permetterci di fare partite come queste. In casa poi, né in casa né fuori casa. In casa peggio che mai, dai, sotto il tifosi, il pubblico amico, fare queste gare così scialbe non riesco ad accettarle. C'è gli Agliardi un pochino sotto accusa per le papere in alcune azioni che hanno poi fruttato il gol degli avversari. Come la vede questa situazione? Pensa che forse potrebbe essere sostituito con Cano nelle prossime partite o Calore gli darà ancora fiducia? Ma diciamo che ne parleremo in questi giorni. Sicuramente credo che il portiere in questa partita di oggi abbia giocato un suo ruolo purtroppo non positivo, e quindi va discusso, va cercato di capire se gli si rende conto, ma comunque per me lui almeno in un paio di occasioni, due gol, ci ha messo del suo.